Ecco, siamo con Mister Corradi dell'Arenzano. Mister, oggi 1-0 Arenzano finale, una partita, non so se siete d'accordo con la mia dinamica, dai due volti. Primo tempo, grande Arenzano che ha fatto il suo, ha sfruttato quello che c'era da sfruttare, hai colpito, come sai tu, nella parte forse un po' più debole del finale. E poi i tuoi uomini nel secondo tempo hanno saputo difendere, come hai trasmesso tu dal tuo carattere. Ormai conosco bene i tuoi movimenti, il tuo gioco, perché c'è stato un grande finale nel secondo tempo, sicuramente dovuto anche ai cambi che hanno portato i loro frutti. Sì, sì, no, io penso che noi avevamo preparato una partita così tosta, difficile. Credo che anche il loro atteggiamento, il primo tempo meno aggressivo, e ci hanno lasciato più spazio nel gioco, quindi abbiamo avuto più predominio del campo. Secondo tempo siamo riusciti a passare in vantaggio, quindi loro hanno cambiato atteggiamento secondo tempo, e quando sono aggressivi che ti vengono a prendere è più difficile giocare. Oggi però noi ci interessava portare a casa il risultato e essere tosti e determinati. Partita nel complesso bruttina, non bella, dove ci sono state poche occasioni da entrambe le parti. Quello che ho chiesto era una giocata individuale che ci facesse vincere la partita, perché abbiamo fatto tante partite dove c'è stato un collettivo importante, una bella prestazione, ma avevamo bisogno anche di un'individualità che rompesse un po' gli equilibri. Oggi ce l'ha data da Monte Lorenzo, che è un giocatore che ha la qualità per fare queste cose, benché abbia fatto forse la partita più brutta dell'anno, gliel'ho già detto, però ha fatto quella giocata del gol importante, ha strappato, il calcio è fatto così, e si gioca anche su queste dinamiche individuali che portano avanti il collettivo. Ecco, Damonte Lorenzo, che è un giocatore molto tecnico, veloce, ha sfruttato l'errore del difensore scoordinato in un rinvio, e lui è stato attento, come gli hai detto tu, a sfruttare. Veloce, finalmente freddo, determinato, ha messo una palla giusta nell'angolino senza forzare la giocata, con raziocinio, che ogni tanto ci è mancato, perché spesso facciamo bellissime giocate e poi magari quella freddezza finale nella qualità del gioco. Il ragazzo è del 2004, quindi c'ha margini di crescita enorme, e attraverso queste partite si cresce. Ripeto, oggi abbiamo fatto 3 punti importantissimi in un momento delicato della stagione, che vincere o perdere fa facilmente trovare in una posizione o in un'altra della classifica. Oggi guardiamo la classifica, è una classifica che ci piace, però il campionato è lunghissimo e sappiamo che siamo più o meno a metà dell'opera se ci diamo come obiettivo i 40 punti. Siamo arrivati a 20, spero che bastino quei 40 punti, vedremo, faremo 45 se c'è bisogno di farne 45. Ecco, mister Corradi, rispetto allo scorso anno si vede un Arenzano più maturo, stando in campo, più attento, ed è quello che sta portando questi punti in cascina per fare poi un finale di stagione tranquillo. Sì, io penso che sia un percorso. La fortuna che ho qua ad Arenzano è che mi hanno lasciato il tempo, e ci sono gli strumenti e l'organizzazione per poter lavorare bene in prospettiva. L'anno scorso, lo ripeto, l'ho detto diverse volte, dopo la prima fase del campionato sono andato a fare i play-out, delle squadre che sono andate a fare i play-out, di allenatori che hanno continuato dall'inizio eravamo 1-2. Quindi la società ha puntato su di me e c'è stato un percorso di crescita. Questo nel calcio, purtroppo anche nelle nostre categorie, non ti danno il tempo per fare queste cose. Oggi abbiamo ragazzi che hanno alzato molto il livello rispetto all'inizio dell'anno scorso, e sono arrivati anche un paio di ragazzi che ci hanno aiutato ad alzare il livello, soprattutto in fase difensiva. Grazie, mister Corradi, buona serata. Grazie.